Eccoci in diretta per le solite chicche formative della mattina. E questa mattina siamo in diretta dall'EFPA, dalla Convention EFPA di Riccione. Questo è il mio stand, il D13, e questa mattina parliamo di caccia e di ringiovanimento. Okay? Ieri sera proprio mi è arrivato un WhatsApp da un consulente che sta facendo il percorso di business coach, che mi ha detto: ti do il tema della prossima chicca formativa. E qua cos'è? Dimmi. Dice: guarda, mi hai ringiovanito di 20 anni, perché ho l'adrenalina a 1000, sto andando a caccia di clienti, mi sto muovendo, mi è ripartito tutta la voglia, tutta l'entusiasmo che avevo 20 anni fa. Ne ho 50, quindi sono tornato indietro quando avevo 30 anni, quando stavo cominciando a fare questo mestiere con grande entusiasmo, e devo dire che questa cosa mi ha molto, come dire, soddisfatto. Perché? Perché è vero, perché quando riparte l'adrenalina, quando riparte la voglia, quando riparte l'entusiasmo, quando riparte quella parte che uno magari nel tempo ha un po' abbandonato, e riparte tutto. Poi è un'energia che si muove intorno, e quando comincia a partire l'energia da dentro, poi tutto il cosmo si allinea, no? Infatti molto spesso succede che chi comincia un percorso di business coaching senza ancora aver fatto niente, cioè gli ho solo dato il kit di inizio, e già cominciano a muoversi determinate energie, no? Poi parte, cioè, tutto il percorso. Ci sono i salotti finanziari, poi c'è il fatto che scriverai un libro, il fatto che terrai delle conferenze, cioè, si muove un mondo, il tuo brand, il servizio fotografico, cioè tutto un mondo che si muove intorno, che comincia a scaldare l'energia. E per la fisica quantistica, quando tu ti colleghi a un certo tipo di energia, poi tutto quello che è intorno in qualche modo si adegua, ok? Quindi oggi parliamo di come diventare più giovani di 20 anni, iniziare un percorso di business coaching, ok? Quindi se vuoi ringiovanire, inizia un percorso di business coaching, ok? Ciao, io sono qua, sono al D13, vi aspetto, abbiamo un po' di novità, un po' di cose, ci saranno i libri, ci sarà la possibilità di chiacchierare con me direttamente, ci sarà anche la possibilità di provare a vedere qual è la temperatura della tua pelle, ok? Ciao, a dopo, ciao, tanto farò alcune dirette oggi, non vi preoccupate, perché poi non mi sono ancora mossa dallo stand, e quando comincio a muovermi noterò cose che poi cercherò di comunicarvi, ok? Ciao a tutti, a dopo, ciao ciao!